E dire che era iniziata così bene per Mondonico e compagni. Pronti e via al terzo minuto, l'Atalanta era già in vantaggio grazie a Christian Vieri, un ottimo giocatore. L'1-0 lì per lì ha gelato il Napoli, che per 20 minuti buoni ha lasciato l'iniziativa all'Atalanta. I bergamaschi sono andati all'attacco a testa bassa, sfiorando anche il raddoppio, con Tovaglieri che al sesto ha tirato un diagonale finito fuori di poco. Il duo Vieri-Tovaglieri ha fatto belle cose, almeno nel primo tempo. Ma il Napoli sognone intanto ha cominciato a prendere le misure all'avversario. Si è portato in avanti con Imbriani e Agostini, che hanno fallito occasioni. L'Atalanta, spronata da un Mondonico particolarmente agitato, ha risposto con il solito Tovaglieri, che al 26esimo ha servito un buon pallone a Gallo, finito fuori. Il Napoli ha risposto con Buso, che invece ha mirato e centrato il bersaglio al 30esimo. Sull'1-1 comunque la partita era sembrata molto equilibrata, con buon gioco per entrambe le squadre e nervi saldi. I ragazzi più terribili infatti stavano in panchina, Mondonico e Boskov, che si è preso anche un rimprovero da parte dell'arbitro Cesari. Ma il colpo di teatro si è consumato tutto nella ripresa. Nella partita a scacchi tra Mondonico e Boskov, le mosse errate sono da addebitare tutte all'allenatore dell'Atalanta. In campo i nerazzurri si ripresentano con Pisani al posto di Gallo, ma la tentazione del tridente costa cara all'Atalanta. Boskov risponde togliendo Ayala, oggi inesistente, per Baldini e Pizzi per Bogossian. È proprio Bogossian a servire il pallone, che permette a Imbriani di andare suo malgrado a rete. Al 17esimo siamo sul 2-1 per il Napoli. Un Napoli che potrebbe fare anche di più, ma questa volta Imbriani, scavalcato il portiere, non riesce a concludere. L'Atalanta, sbilanciata in avanti, perde lucidità a centrocampo e in difesa. Errori che lo stesso Mondonico ammette. In questo momento sono molto amareggiato per aver lasciato i miei ragazzi in balia magari degli avversari con una scelta che chiaramente, non certamente per colpa del giocatore, ma proprio per questa voglia di vincere a qualsiasi costo, che oggi si è rivelata chiaramente l'esatto contrario. Secondo tempo, con l'avvento di Pisani, ho dovuto giocare più in pianta stabile al centro dell'attacco. Le occasioni sono state pochissime, quindi anche per un attaccante in queste condizioni è molto difficile poter fare qualcosa di buono. Il Napoli invece dilaga e va a segnare con Agostini, sempre lasciato solo, il 3-1 definitivo. Mondonico gioca la carta Morfeo e Salvatori e fa uscire Tovaglieri e Herrera, ma il risultato è che la squadra si smarisce ancora di più e Buso va, anche se il pallone si stampa sull'esterno della rete. La partita finisce con la triste coda degli incidenti iniziati sugli spalti e proseguiti fuori dallo stadio, con il bilancio di 6 poliziotti, 4 vigili e 12 tifosi contusi e 2 ultra fermati dalla polizia. Da Bergamo per la Domenica Sportiva.